Zet, sto facendo il ragù della nonna. La nonna sono io. Guarda la ricetta, così ti lecchi baffe. Zet. Allora, per prima cosa vado a fare scaldare un po' di olio. Questo qua io uso, questo qua di Valsoglia contro la epidermide. Come seconda cosa uso il soffritto. Questo ci deve essere obbligatorio, se no la carne sa di cazzo. Per carità, però è va scondellato duro. È fatto. Ecco qua, vedi, ci devi dare una girata, una voltata, perché finché non senti l'odore della cipolla caramellata. Dopo che qua si è fatto, che si è scaldato tutto, io ci vado a mettere già direttamente la carne congelata. Ah! Senta! E sta leggermente dura perché l'ho scongelata 10 minuti fa, capito? Per quello. Adesso è troppo duro, capito? È perché ho dimenticato di tirarlo fuori prima. Ci ho pensato all'ultimo e mo' è troppo duro. Vabbè, che a me le cose dure non è che. Ma questo è eccessivo, Madonna. È proprio. È spezzato. Capisci che la carne è cotta quando la vedi che assomiglia al colore della merda, capito? Quando è così è che si è fatta. Zitta! Questi sembrano i canditi. Ah, quando che ormai la carne sta semicotta, io cosa vado a fare? Zitta, la nonna cosa fa? Ci metto mezzo di questo tutto dentro. Guarda come entra! Che meraviglia! Più dentro! Ecco. E metà? Non ho messo metà? Aspetta, fammi dare una girata. No, ancora un po'. Ecco qua, vedi? Ce ne vado a mettere metà. Dopo averne messa metà, io la vado a riempire di acqua. Solo che qua me ne è rimasta ancora. Anthony, vieni un attimo. Per non buttarla, capito? Bevila. Così la riempio d'acqua poi. E per non sprecarla, capito? Fatto. Ecco, ora riempio d'acqua, capito? Ecco qua, vedi? È il ragù della nonna. Io adesso lo faccio stare 10 minuti in posa e poi si mangia.